diventa la sedia, no, 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 diventa la sedia del... No, qui sto in piedi. Ah, sta in piedi, bene. Non lo dico per Nicolino, cioè lo dico anche per Nicolino, ma lo dico per tutti. Dobbiamo assolutamente stare nei tempi, quindi vi prego di essere, di rimanere nei 10 minuti. Cari compagni, congressisti, questo non funziona. No, no, funziona. Tu sì, parla. Sì. Sì, sì, tu parla che funziona. Beh, permettete che devo accedere alla questione. Oh, sì. Ma ti stai mangiando il tempo, se ti vedi. Ma questo è fuori tempo. No, è nel tempo, eh. Dovevo avere l'assistenza della mia segretaria, ma la segretaria non è arrivata e quindi eccomi qua. E entra Maggi, segretario dei Radicali Italiani, al quale do il benvenuto. Ma io mi rifaccio a, per chi non mi conosce, sono Nicolino Tosoni, uno dei fondatori del Fuori ancora in attività, penso forse l'unico, e presidente ad vitam del Fuori, che è attualmente fronte unitario, omosessuale, rivoluzionario, internazionale, anche se è nato come italiano. Mi riallaccio al messaggio del senatore Benedetto Della Vedova, e il lapsus non è voluto. Ecco, ma io penso che questo disegno di legge Cirinà, che ieri abbiamo ascoltato dalla viva voce della senatrice, sia una legge marchiata omofoba. Perché dico marchiata omofoba? Prima di tutto per l'inettitudine, per la pusillanimità del nostro Parlamento, dico nostro, del Parlamento della Pontificia Repubblica Italiana. Perché? Perché questa legge omofoba è la conseguenza della incapacità del variegato movimento omosessuale, che io chiamerei variegato movimento di liberazione omosessuale, però le checche non vogliono mettere il termine liberazione né emancipazione, e che è sparpagliato in 1000 e 10.000 realtà. E quindi la sparpagliatura non fa unità e non fa pressione, cioè siamo inesistenti. Mentre invece nel regno di Hispania le variegate realtà del movimento omosessuale hanno fatto pugno, pur mantenendo la propria realtà e la propria individualità. Ma si sa che i primi nemici degli omosessuali nella Pontificia Repubblica Italiana sono gli omosessuali stessi, che sono dei capò, come nell'epoca nazista nei campi di concentramento c'erano i capò ebrei che invitavano i propri correligionari ad entrare nelle docce sapendo che non era acqua ma era gas che scendeva dal soffitto, e così come erano dei capò nei confronti degli internati omosessuali che dicevano: col nazismo voi sarete liberi, sì, liberi di non esistere. Ecco dunque che un movimento di liberazione che sia tale deve veramente esortare i propri componenti a rompere le catene della schiavitù e a fare come fece Martin Luther King per i negri, che prese il nome di negri portando il termine negro con valenza negativa a valenza positiva. Tanto per non fare esempi, porto quanto diceva anni fa e dice tuttora un certo Nichi Vendolino, presidente della Puglia, che dice: oh no, non dobbiamo usare il termine frocio perché è negativo, dobbiamo usare il termine gay. Ma io non sono americanista e continuo a usare il termine frocio. L'Italia è un paese europeo che è in attesa di entrare nella Lega Araba, mentre la Turchia è un paese asiatico che vuole entrare in Europa.
dobbiamo smetterla di dire: ma in Italia non si possono fare determinate riforme perché c'è il Vaticano. No, questa è una scusa criminale, perché il Parlamento, Camera e Senato, sono le due Camere che hanno potere legislativo. Non deve esistere una terza surrettizia Camera, che è la Conferenza Episcopale Italiana di nomina pontificia, che è veramente quella che tiene in ostaggio il Parlamento italiano eletto dall'elettore sovrano. Noi dobbiamo liberarci di questi servi e schiavi del Vaticano, di quella sottana, di quel sacrapo bianco che ha perfino come una sirena ottundeto i cervelli degli omosessuali, i quali battono le mani a questo che ha detto: ma se un gay chi cerca Dio, chi sono io per esempio? Ma io, ateo, agnostico e di religioso, e faccio radicale unico, che non sa affatto io cosa sono, una pattumiera con una sbora da buttar via, rivendico il mio diritto di essere cittadino e della Pontificia Repubblica Italiana e del mondo, pur restando ateo, agnostico e di religioso, frocio che non cerca Dio. Lasciamo alle sottane pretesche le loro pusillanimità. E qui devo riconoscere il coraggio di un monsignore teologo, Ciaramska, che ha detto veramente quello che tanti froci laici non hanno il coraggio di dire: sono omosessuale, voglio restare prete e denuncio la Chiesa come la satrapia omofoba internazionale. Se ci fossero tanti Ciaramsa laici in Italia, noi saremmo veramente al culmine e saremmo superiori nel senso della grandezza di liberazione omosessuale, più ancora ai paesi scandinavi. Ma ahimè, ahimè, la propria schiavitù è talmente interiorizzata nel collettivo delle checche che, ditemi voi, quanti deputati e senatori di presenza e di espressione checchina sono qui a darci un sostegno? Nessuno. Dov'è la Concia? Dov'è Grillini? Dov'è quello, il senatore Verdino, come te, il dire dell'Arci era di quella, non so, non me lo ricordo almeno. Silvestri, bravo, talmente insignificante. Cosa abbiamo avuto dalla loro presenza? Pecoraro Scali? Ma che cosa abbiamo avuto? Potevano starsene a casa. Di Zen, che ha imbrogliato i froci di Padova. Ed è Zanli, come cavolo si chiama, e che è andato su per i voti rubati ai froci, e che fa i suoi interessi economici, poveri froci, conservati e utilizzati da tutti, preti, non preti, eccetera. E allora abbiamo un coraggio, allora amiamoci a questo povero direttivo, di questa povera associazione, così mi parlo. Io sono stato eletto, finalmente, nel Comitato Nazionale dei Radicali Italiani senza aspettare che 12 dessero le dimissioni. Quindi mi porto qui. 28esimo su 40 eletti. Quindi io porto qui il saluto anche del Comitato. Quindi il Partito Radicale è ben presente e ben rappresentato da me stesso. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Grazie. Fino alla liberazione completa e piena. Grazie, monsignore. Grazie per il suo intervento.